Un saluto a tutti da Milan Games Week, la fiera dedicata ai videogiochi più importante d'Italia che si svolge in questo fine settimana a Milano. Siamo con Daniele Belloni di AVM, la storica società tedesca esperta nella produzione di soluzioni di connettività. E chiediamo a Daniele come prima cosa quali sono i nuovi prodotti che AVM ha portato qui al Games Week indirizzati specificamente ai videogiocatori. Buongiorno a tutti. Sì, noi oggi presentiamo ufficialmente per il mercato italiano il Fritzbox 4020, che è il nostro primo Fritzbox senza la parte modem, però con delle performance wireless decisamente superiori alla media, con un N450 su una banda soltanto che mi permette una grande performance a livello wireless. Oltre a questo presentiamo alcuni accessori, come ad esempio il Powerline 1000E, che mi permette, grazie alle porte LAN Gigabit, di far passare attraverso l'energia elettrica una connettività che può arrivare fino ai 1000 megabit al secondo. E poi il repeater 1750 AC, che non è solo un range extender ma è anche un access point e mi fa anche da bridge, grazie alla sua porta LAN Gigabit. È l'unico repeater wall mount, cioè montabile a muro, che mi permette di estendere il segnale, grazie alle sue tre coppie di antenne, a 1300 più 450 AC e N, quindi entrambi gli standard Wi-Fi. Se dovessi consigliare un prodotto di AVM a un giocatore in termini di riduzione il più possibile della latenza e di massime prestazioni naturalmente, quale consiglieresti? Allora, guarda, noi da inizio anno stiamo spingendo tanto sul Fritzbox 3490, che è il nostro modem router anche fibra, cioè VDSL, AC simultaneo 1300 più 450, che è molto apprezzato dai videogiocatori online grazie alle sue performance wireless, ma anche grazie alle 4 LAN gigabit per giocare via cavo e grazie anche alle implementazioni a livello software che mi permettono una prioritizzazione del traffico e anche apertura porte e anche VPN assolutamente. In Italia è arrivato Netflix, chiaramente un debutto importantissimo per la nostra nazione, però le soluzioni di set-top box come Apple TV o anche Shield Android TV si stanno diffondendo sempre di più. Inoltre il cloud gaming metterà a dura prova le nostre connessioni a internet. Quali soluzioni di AVM consentono di avere il funzionamento migliore per questi tipi di servizi? Allora, diciamo che in seguito appunto a queste novità che hai appena citato, e come stiamo appunto vedendo sul nostro mercato, ci sono tante novità in termini di connettività, quindi linee VDSL o fibra ottica come vengono sponsorizzate dappertutto, o anche fibra vera e propria, quindi con modulo SFP. Noi per questo tipo di connettività, per quel che riguarda la fibra 100 mega, quindi SFP, consigliamo l'utilizzo del Fritzbox 4020, che è il nostro router senza la parte modem, da appunto collegare alla LAN 1 del LAG. Del provider di fibra. Per quanto riguarda invece VDSL, noi abbiamo una grande tradizione, lo facciamo dal 2009 e i nostri prodotti di riferimento sono il 3490 appunto, il 3390 e anche il 7490, che sono anche modem VDSL, non solo ADSL, ADSL 2+. Con tutti i prodotti appena citati abbiamo la possibilità di utilizzare il Fritzbox come NAS, grazie anche alle applicazioni per iOS e Android che mi permettono di accedere ai file che ho appunto collegati su hard disk o chiavetta USB al Fritzbox anche da remoto con queste applicazioni. Stiamo assistendo a una esplosione dei dispositivi che supportano l'AC. Quali sono i vantaggi per il giocatore e perché un giocatore deve passare alla rete da 5 GHz? Allora, la rete 5 GHz è una rete che ha minore probabilità di avere interferenze. Tenete presente che nell'ambiente domestico abbiamo tantissime interferenze sul 2.4, che è la linea Wi-Fi standard, come per esempio Neon o Fornia microonde, che incidono sulle prestazioni wireless. Sempre a riguardo del discorso del 5 GHz, è molto interessante il discorso appunto dello sviluppo anche tecnologico delle antenne della loro performance a livello wireless, grazie anche alle nuove tecnologie come ad esempio il multi-user MIMO, che appunto mi permettono maggiore copertura e maggiore velocità da un punto di vista wireless, anche grazie allo sviluppo a livello sempre Wi-Fi dei nuovi dispositivi che arriveranno, quindi smartphone e anche PC e console nel futuro sicuramente. Per finire chiedo a Daniele qualcosa sul significato della presenza di AVM qui al Games Week, anche a livello di supporto chiaramente alla community dei giocatori. Guarda, sì, mi ricollego
al discorso del cloud computing, del cloud gaming. Ormai l'esperienza di gioco è praticamente online, non esiste un gioco che non abbia anche una parte online, di conseguenza ho la necessità di avere una buona linea e anche un buon apparato per gestire tutti i dispositivi collegati e per gestire questa velocità che mi porta l'internet provider per sfruttarla al massimo appunto all'interno del mio ambiente domestico. Ok, ti ringrazio, grazie mille Daniele, buon proseguimento. Grazie a voi, ciao a tutti.